Ma adesso sente un piccolo racconto degli inizi dello Sport Days. Praticamente Sport Days è nato perché si profondevano tante energie economiche e fisiche per organizzare il meeting di atletica leggera che durava una sola giornata. Dopodiché ci siamo posti il problema di organizzare la settimana dello sport con l'allargamento delle varie attività anche culturali nell'ambito appunto di questa settimana dello sport. Dopodiché quando sono stato eletto presidente del CONI ci siamo inventati assieme al gruppo della giunta appunto di tutto il consiglio provinciale del CONI e quindi naturalmente con delle idee guida su quello che si dovesse fare appunto questo Sport Days, perché ripeto, io penso sempre a quelle persone che organizzano un evento importantissimo e che in quella giornata c'è maltempo, c'è cattivo tempo. Noi con 20 giorni riusciamo a recuperare quelle manifestazioni che sono sfortunate, che hanno la pioggia, cattivo tempo o qualche altra insidia, e quindi abbiamo tutto il tempo per poter organizzare ogni attività e dare spazio anche più di una volta ad alcune associazioni sportive, associazioni di volontariato. Questo diciamo Sport Days, che poi comunque è un indirizzo metodologico rivolto alle discipline meno attenzionate. Se facciamo un'analisi dei tempi dedicati appunto a tutte queste attività e discipline, questo tempo è davvero pochissimo rispetto alle discipline cosiddette più attenzionate, non dico più importanti, più attenzionate, che comunque bisogna fare i conti nella vita con quello che sceglie il pubblico, e quindi purtroppo a volte tutto ciò è anche colpa dei protagonisti, nel senso che molto spesso si chiudono nel loro alveo e non si pongono, non si mettono non in mostra, ma non lottano per conquistare degli spazi anche all'esterno. Si accontentano di quel poco quotidiano per tirare a campare e quindi come vuoi sviluppo. Poi il ruolo di un dirigente deve essere appunto quello di sviluppare la propria disciplina sportiva. E poi c'è un altro limite, che le attività sportive non sono praticamente programmate in modo corretto all'interno delle sedi istituzionali per fare ciò. Non è possibile mai che nel 2023 non c'è ancora scienze motorie, come la chiamano adesso, in modo aulico, ma di sostanza c'è ben poco. Secondo me non c'è ancora educazione fisica, la chiamo con nome e cognome, nelle scuole elementari, perché no, nella scuola dell'infanzia, quando in altri paesi europei, ci riempiamo la bocca dell'Europa, un altro poco, tra poco l'Europa ci deve accompagnare anche in bagno per delle cose, e poi per quanto riguarda le cose principali di struttura non c'è niente di effettivo. Perché mai si investono tanti soldi per abbellire determinati impianti oppure propagandare alcuni progetti giusto per dire che si è fatto qualcosa, ma nella sostanza noi siamo un popolo di sportivi nel momento in cui la maggior parte dei bambini, dei ragazzi, farà attività motoria in modo corretto, tra le altre cose, perché questo è anche diciamo un aspetto negativo, molto negativo, e l'ho scritto senza tema di essere smentito, che molto spesso i bambini sono consegnati in mano a persone impreparate, ma i bambini devono essere preparati dai migliori tecnici, ai migliori istruttori, dai migliori insegnanti. 22esima edizione, 21 edizioni di grande soddisfazione. Sì, credo sostanzialmente è un bilancio positivo, se resistiamo ancora è un bilancio positivo, e questo lo dobbiamo naturalmente a tutte le compagini, ad incominciare dalle associazioni sportive, di volontariato, e quanti dei ragazzi dello staff, che anche a voi della stampa che ci premiate, come la dimostrazione che la nostra conferenza stampa è sempre affollata dai colleghi. Probabilmente hanno un debito
nei nostri confronti, appunto perché parlate molto di calcio durante l'anno, però è pur vero che a Sport Days vi vedo molto molto solidali e vicini.